Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Allora, questa 31ª domenica del tempo ordinario pone la nostra attenzione questa prima parte delle invettive di Gesù contro gli scribi e farisei, capitolo molto lungo, quello 23esimo, dove Gesù gliele canta in tutti i modi possibili. È una liturgia che si presta, come dire, a facili possibili strumentalizzazioni, quindi la prendiamo. Qui nel Vangelo Gesù ce l'ha con gli scribi e farisei. Nella prima lettura il profeta Malachia ce l'ha con i sacerdoti, quindi mettiamo tutti quanti sul pedone d'esecuzione e cominciamo a sparare cartucce e li facciamo secchi tutti quanti. Tra l'altro, purtroppo, operazione non troppo difficile, perché la fallibilità e la fallacia e la miseria è propria degli esseri umani, non esclusi certamente coloro che il Signore ha insignito dell'onore di essere suoi ministri e che ha posto in atto. Ma al di là di questo, c'è anche questo, vedremo in che senso i primi ad essere colpiti sono loro, ma dentro ci siamo più o meno tutti su varie gradazioni differenti. Però dietro tutto questo discorso ci sono alcune idee chiare, fondamentali, che riguardano tutti noi. Il primo è questo: Dio solo è ed è grande, noi no. Dovrebbe essere ovvio, ma per gli scribi e farisei, che amavano ostentare, apparire, e quelli che non erano, tra l'altro, così ovvio non era. Quindi Dio solo è grande. Secondo, quando è che l'uomo è grande? Era il motto di un grande fariseo, un bravo fariseo, un contemporaneo, forse uno di quelli che era presente alla disputa con Gesù quando aveva 12 anni nel tempio, perché era vivo a quei tempi. Quindi è possibile che fosse uno di quelli che ha fatto due chiacchiere con Gesù dodicenne. Quando è che è grande l'uomo? L'uomo è grande, era il motto di Hillel, si chiamava così questo grande rabbino e fariseo. L'uomo è grande quando si umilia. E cosa vuol dire umiliarsi? Fare piccolo se stessi e fare grande Dio. La terza cosa era un proverbio che amava andare dicendo in giro San Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi, che dovrebbe essere molto caro, ce l'abbiamo dietro al Santissimo Sacramento. Per me questo grande santo, a prescindere dalla visione un po' popolare che c'è, me lo sentite citare spesso, perché è un grandissimo esempio di vita per molte virtù che sono un po' meno conosciute. Ecco, però San Francesco prova a dire questa cosa: ricordati, fratello mio, che se tutti di te in giro parlano bene e dicono bene, ma tu davanti a Dio non sei bravo, non sei buono, non fai il bene. E ricorda che tu sempre cattivo rimani. Pure se tutto il mondo adesso fa gli applausi, ti mette sotto i riflettori, ti diciamo quanto è bravo tizio e caro sei buono. Viceversa, se tu sei buono agli occhi di Dio, c'è tutto il mondo contro, se tutti te ne dicono tutti i colori, ti calunniano, ti ricoprono di fango, ti diffamano, tu sei sempre buono. E chiudeva: perché quanto vale un uomo agli occhi di Dio e tanto egli è e nulla di più. Ora, qual era il problema degli scribi dei farisei? Di cosa li accusa Gesù? Di dire delle cose giuste, ma di non essere vivi, né fatti. Questo non vale soltanto per i farisei e per i preti, questo per esempio vale anche per il papà e le mamme. Chi di voi è papà e mamma sa benissimo che non può dire una cosa al figlio, non può dare un insegnamento al figlio, se la sua vita contraddice l'insegnamento che dà, perché il figlio te lo dice in faccia, lo dice, ma che fai? Vi racconto a questo proposito un aneddoto, faccio fare una risata. Giovanissimo vice parroco a Santa Maria Veletti, c'era una nonnina tanto devota e tanto brava che un giorno, disperata, viene in confessionale, non mi ricordo in confessionale pure a parlare, ma tra l'altro è successa una cosa bruttissima: i miei nipotini non vengono più a messa. Non vengono più a messa, e come mai? Ma sai, così qua. E allora io ho cominciato da quando dovevo andare al catechismo, perché i genitori c'erano altro chiesa, ma io rendevo la domenica, non mi portavo a messa, e mi dicevano: ma scusa, perché nonna ci porti qua 3 ore, 1 ora? No, io mi annoio a stare qui un'ora. Dice: ma no, perché è importante, vieni a messa, senti di fare la comunione. E io, una volta, 2 volte, 3 volte, ma io qua mi annoio. Allora mi inventavo qualcosa, che diceva: ma dopo la messa andiamo al bar a comprare le pastarelle, tutte queste cose qua, insomma, alla fine, insomma, un bel giorno
va avanti questa storia, insomma, la faccio breve perché ci facciamo un sorrisino, ma poi andiamo avanti con le questioni. E sto ragazzi piccolo, cioè, avevo 7-8 anni, che ha parlato e dice: senti nonna, tu stai sempre a dire che sta messa sarebbe una cosa così importante, così, ma se è così importante, ma con me, che papà e mamma ci vengono mai? E ha detto, proprio candidamente. E allora un altro che io rispondo al ragazzino, che gli vuoi rispondere? Che gli vuoi dire? È la stessa cosa che ho detto quest'anno ai genitori, quelli che sono venuti, quando abbiamo cominciato l'anno catechistico. Cioè, se la famiglia facesse quello che fa la famiglia, non dite la vescovo, secondo scomunica, sta quello che sto per dire adesso, se la famiglia facesse la famiglia, quindi desse l'educazione cristiana ai figli, con l'esempio, ma non è che ci vuole granché. Diamo qualche preghiera insieme, una volta tanto, ci fa mozione della croce prima di mangiare. Diciamo un rosario, un quarto d'ora che uno prega, non succede niente, andiamo a messa tutti insieme, basta, d'accordo, non è che c'è un giusto granché. E poi gli impari, gli insegni quattro cose, insomma, no? Gli 10 comandamenti, ma che ci vogliono 6 anni di catechismo? Non lo dite al vescovo per una scomunia, d'accordo? Se la famiglia facesse il lavoro suo, i cari catechisti dicono, guarda, fammi un'altra opera di volontariato, fammi un'altra cosa, non serve. Invece, se papà e mamma non fanno il loro lavoro, ma che gli fanno la legalismo una volta a settimana? Ma niente non gli fanno, capito? Certo, se la fai bene, è importante, io ho molte buone esperienze, capito? Perché ad esempio quello che fanno. La stessa cosa, questo vale per i genitori, questo vale per i politici, questo vale per i datori di lavoro, questo vale per i preti. Io non posso fare una predica. Immaginate, no, io sto qua sul pulpito, diamo la comunione sotto le due specie, lo sapete perché, figlioli miei? Perché nel sangue di Cristo è rappresentato al vivo, che è contenuto pulsante l'amore di Dio. E quando facciamo la comunione in questo modo, ricordiamoci che la cosa più importante, come ho detto quando sono andato l'anno scorso, è che tra noi regni la carità. Ma se io poi comincio a trattamare tutti quanti a destra e a sinistra, noi dico, ma allora batterà proprio le puntine del sangue di Cristo, cercate da convertirti un po', ma chi te crede, ma chi te dà retta? Capite? Dicono e non fanno. E da qua è nato il proverbio, brutto cuore, appiccicate preti, fa quello che il prete dice, non fa quello che il prete fa, bruttissima insomma questa cosa qui, che è una cosa brutta, che in parte è vera, però è chiaro che, diceva già Paolo VI negli anni 70, il mondo oggi si è stufato di sentire le prediche, d'accordo? Io cerco di non fare mai le prediche troppo lunghe, perché secondo me la predica troppo lunga stufa, d'accordo? Deve essere breve, possibilmente mirata. Il mondo ha bisogno di testimoni, cioè di vedere gente che ci crede, che ci si sporca le mani, come dicono, come dice spesso il Papa, che bisogna sporcarsi le mani, cioè che investe la vita a quello che dice, che è coinvolto e che almeno ci provi, non ha detto che ci riesce, ma almeno ci provi. Dicono che non fanno. Poi, legano pesanti fardelli sulle spalle del prossimo, ma loro non lo vogliono toccare, ma non li vogliono spostare manco con un dito. Anche qui possiamo farci subito l'applicazione nostra. Noi stiamo sempre a lamentarci tutti quanti i problemi che ci stanno in giro, il governo l'altro, il sindaco, ma i problemi ci stanno, non è che non ci stanno, d'accordo? Ma fino a quando stiamo tutti a lamentarsi, d'accordo? Questo dovrebbe fare questo dovrebbe fare quest'altro, il sindaco dovrebbe fare questo, domani la presta di forza armata, il parroco dovrebbe fare questo, magari potrà anche essere vero. Però il mondo comincia a cambiare, sapete quanto? Comincio a fare io quel poco che posso fare io. Lascialo perdere. Ci posso fare io? Posso fare qualcosina? Magari faccio una preghiera, magari, cioè, per cambiare la situazione, ci posso fare niente, va bene, vado 5 minuti davanti al Santissimo Sacramento e raccomando al Signore, il Sindaco, perché gli vengo, speriamo non senta il Sindaco non dice niente, facciamo più un altro posto, il Capo del Governo, il Presidente della Repubblica e il Parroco, il Vescovo, che te fai? Se non ci posso fare niente, comincia a fare tu qualcosa, non stare sempre a caricare sulle spalle degli altri, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. Fai quel poco a poco. Molte cose ci possiamo fare niente se non pregarci sopra, ma almeno che non stiamo a rondolare, a caricare che ci sta intorno, vedete anche tra marito e moglie, no? Le cose non funzionano quando, cioè, voi sapete un prete molte volte litigano marito e moglie, sapete che succede? Tu viene la moglie e ti racconta la sua versione. Tu dici, poveraccia questa qua, ma guarda che gli è capitato vicino. Poi entra il marito perché se sei tra la sede, senti il marito dice mamma mia poveraccio, ma non si sa chi è il diavolo e chi è la santa, d'accordo? Allora non funziona così, capito? Perché è evidente, cioè il discorso è molto semplice, in un matrimonio stanno due esseri umani
non ci sta un Dio e una Dea, quindi due esseri che sono la perfezione, sono due esseri umani. È chiaro che se io comincio a guardare quello che non funziona nel prossimo, ma posso stare guardando fino a dopo domani, ce ne saranno tante le cose, e viceversa, d'accordo? Allora, quando è che funziona il matrimonio? Quando io guardo le cose che funzionano nell'altro e le apprezzo, e gli dico bravo quando fai una cosa fatta bene, e magari quando fai una cosa fatta male non mozzico la lingua e vedo invece le cose che non vanno bene in me per correggere e per migliorare. Così funziona, se no è la fine, è la fine. Poi l'altra cosa che fanno i farisei, tutte le loro opere le fanno per essere ammirate dagli uomini. E guardate, quando noi facciamo un'opera per essere visti dagli uomini, fosse anche l'opera più santa, Gesù dice non avrete nessuna ricompensa per te. Cioè avete già l'applauso di quei quattro poveracci, perché gli uomini sono tutti poveracci, sono creature fallibili, dinanzi a cui ti sei pavoneggiato. Voi sapete cosa sono i filatteli, le frange, avete mai visto gli ebrei vestiti in tenuta da preghiera, non facciamo il culare con quelle cose, quindi più cose c'hai di quello, più sei uno che prega, capito? Che c'è proprio, che c'è. Una volta, questo per gli ebrei è ancora vero, purtroppo. Allora, voi sapete che gli uomini dalle nostre parti considerano la religione come una cosa fondamentalmente di cui vergognarsi, quindi, salvo qualche eccezione, un uomo cerca di non affacciarsi troppo in chiesa, se non se lo vedono un po' troppo cominciano a, capito? E senza offesa per nessuno ovviamente, possibilmente abbastanza vicino al portone uscita, insomma, perché così, ecco. Per gli ebrei no, per gli ebrei al contrario, per gli ebrei stare vicino alla religione è cosa da uomini, cioè è un onore. Le donne le mettiamo, sono le donne che stanno lì, che stanno in fondo nell'assemblea ebraica, perché te faccio un favore se te porto in sinagoga con me, questo è il discorso, capite? Quindi per un uomo essere vicino, essere attivo nella comunità di fede è un grandissimo onore, capite? Per una donna, beh, siccome te lo concedo, dai, te porto con me, è il contrario, capite? Ecco. E quindi via, caricavano questi segni in maniera. Allora, ma se tu c'hai la fede e c'hai una buona vita cristiana, trasliamo, chi è che lo devono dare? Lo devono dare al Padre Eterno, non te lo devi mica pavoneggiare dinanzi al prossimo, noi le nostre virtù dobbiamo tenere possibilmente nascoste. Poi è chiaro che se ce ne abbiamo tante, tutte nascoste non si possono tenere, perché se uno per esempio c'ha una grande carità, una grande bontà, quella si vede, non è che andiamo a tenere nascosta. Però se vedi, se tu dai un sacco di soldi in elemosina, non lo sa nessuno. Se tu fai un sacco di digiuni, non lo sa nessuno. Se tu fai un sacco di preghiere in camera tua e ti chiudi la porta, non lo sa nessuno. Non lo so, se tu fai tanti atti, per esempio vedi una persona che bestemmia, d'accordo, dentro di te dici io sia benedetto a mente per riparare quella bestemmia che hai sentito, non lo sa nessuno. Ecco, però lo sa nostro Signore. Quindi non farti vedere dagli uomini, non apparire, ma essere davanti a Dio. E poi il primo posto, i primi posti di conviti, il sentirsi salutare, salve Rabbì, il sentirsi chiamare Rabbì, a me fanno tanta pena. Avete visto quelli che studiano e che seguivano laurea e cominciano, tu hai all'abitazione dei casi c'è scritto grosso così, dottor Mario Rossi, grosso così, avvocato Francesco Di Pasquale, grosso. Hai avviato la laurea, ma che è una laurea? Cioè, la laurea non è niente, capite? Cioè dinanzi allo scelto, ma che è la laurea? Capite? Però non è la laurea che fa grande uomo, è altro quello che fa grande uomo, capite? Uno può essere laureato, può essere in cafone di prima categoria, io non faccio mai nomi dal pulpito, ma se uno guarda un po' in giro, se dà un'occhiata in giro anche attraverso i media, c'è stato di pure laureati, insomma, che sono tanto, insomma, che esempi da imitare, no? Ma che te fanno leggi? Che ti metti a fare la prima donna, il primo, allora, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare. Allora Gesù conclude dicendo attenzione, perché dice che non chiamate nessuno maestro, nessuno padre? Perché solo una cosa bisogna fare. Qui chi sta in cattedra è il nostro Signore Gesù Cristo e basta, è Lui che insegna. Quindi io posso dire che sono un buon maestro, questo è l'interpretazione autentica, soltanto se prendo quello che Lui ha detto e insegnato con l'esempio e lo trasmetto. Diceva sempre San Francesco, prima con l'esempio e poi con la parola. Allora sì. Quando mi dicono, io ho fatto questa promessa, attenzione, quando io sto qua sola e quando parlo in questo ufficiale da prete, io prometto solennemente, come ho promesso il giorno dell'ordinazione, che non dirò mai mezza parola che venga da me in quanto me. Cioè, è mia fermissima volontà, d'accordo,
e ho lavorato insomma con questo cercando di acquisire le competenze necessarie, quando sto qui sopra io mi parlo a nome di Gesù, quindi le cose che dico le dico a nome di Gesù e della Chiesa, basta, d'accordo? Perché altrimenti sarei un maestro del nulla, anzi sarei un ladro, un prevaricatore, capito? Perché qui ci può stare semplicemente chi rappresenta il nostro Signore. E anche se l'insegnamento di Gesù, per esempio, a me mandasse un po' stretto o facessi difficoltà a comprenderlo, a digerirlo, non fa niente, me lo tengo, lo digerisco e lo trasmetto. Perché lui è il maestro che deve insegnare. Noi, i discepoli, dobbiamo semplicemente imparare e trasmettere quello che abbiamo ricevuto. L'ultima domanda che dobbiamo farci è: conosco bene Gesù, lo riconosco come unico maestro, conosco bene quello che ha detto. Se uno vedete, come sarebbe sempre, se venisse un altro e dicesse: senti, voglio diventare cristiano, te lo tempo menziona, fammi una sintesi di che vuol dire vivere da cristiano. Rispondete a questo qua, tu gli racconti. Mezz'ora da tempo, parte il timer. Tutto quello che tiene dentro, mezz'ora abbastanza, insomma, no? Che gli racconti? Deve essere molto molto convincente, se sono portato da me lo sistema subito io, insomma, nel senso buono, nel senso che capite, quando uno frequenta Gesù, ci prova a stare con Gesù, cerca di conoscerlo, cerca di amarlo, risponde abbastanza facilmente a questa domanda, anche se non è un grande lungo, non fa niente. Se uno sta un po' ai margini, fa un po' più di difficoltà, e la soluzione certamente è di stare un pochino più vicino. Bene, ci fermiamo, chiediamo alla Madonna, ecco, che ci aiuti a interiorizzare bene queste cose e soprattutto a comprendere che la nostra vita si gioca davanti a Dio. Le nostre scelte si prendono davanti a Lui, delle nostre azioni dobbiamo rispondere soltanto a Lui, perché quando saremo morti non rispondi di quello che hai fatto a tuo marito, al capo del governo, al sindaco, al parroco, al papa, no, rispondiamo di tutto davanti a Dio. E quindi dobbiamo imparare a vivere sotto i Suoi occhi, a prendere le nostre scelte al suo rispetto e, se ci crediamo, a fare sempre più e sempre meglio quello che lui vuole e quello che lui dice, per essere credibili testimoni e discepoli che trasmettono le parole del suo maestro. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre, sempre.